Sentita Francesca? Un po' in imbarazzo. Due cose. Ho notato l'imbarazzo, però credo che sia una cosa normale e si supera garantito. Cosa mi è piaciuto invece? Mi è piaciuto praticamente l'idea, la struttura semplice, lineare. Ecologia. Economia, ecologia, salute. La domanda, la mano. Ottimo, bravissimo, bravissimo. Passiamo alla seconda fase, correndo. Seconda fase, corpo. Nel corpo non dovete far altro che spiegare il tema che avete anticipato nell'introduzione. E in questo corpo noi spiegheremo... Sono quattro tecniche, non aggiungo delle altre. Però prima di darvi di queste tecniche, le avete scritte? Cronologico, geografico, tre storie, chi, cosa, perché. Sono quattro tecniche, scusate. Sì? Tutti? Vi faccio un esempio di un'idea di un corpo, perché qui io l'ho scritto ma non l'ho spiegato, ovvero punto 1, punto principale, punto secondario, esempio. Immaginate che il tema è frutta e verdura. Frutta e verdura. Abbiamo fatto l'introduzione, dobbiamo fare il corpo. I tre punti che toccheremo è frutta e verdura fanno bene alla salute, frutta e verdura contro l'invecchiamento, frutta e verdura contro il cancro. Quindi sarebbe che io qua inizio parlando frutta e verdura fanno bene alla salute. E nel punto secondario spiego perché fanno bene alla salute, perché dico più informazioni, non così sintetico, però per darvi un'idea. Perché hanno proteine, carboidrati, grassi che aiutano la rigenerazione delle nostre cellule. E poi cosa succede? Che c'è l'esempio. Perché voi vi ricorderete tutto per esempi. Voi dall'esempio riuscirete a tornare al concetto. Perché se io vi dicessi, un giorno sono stato allo stadio del Football Club Barcellona, e ci hanno fatto fare un tour. 24 euro tu fai un tour, e c'era anche la squadra, che si stava provando gli schemi di gioco, era per una Champions, e tu vedevi, se facevi attenzione, a bordo pista, a bordo stadio, vedevi Leo Messi che stava mangiando frutta, in concreto quel giorno mangiava una banana, perché la frutta fa bene alla salute. Ora, che io sono stato allo stadio del Barcellona è vero, ma non c'era il Football Club Barcellona che si allenava, però voi questa cosa ve la ricordate e dopo da lì vi ricordate Messi che mangiava una banana, dite qualsiasi cosa, una mele, e in questo modo si ricordano le persone che fa bene alla salute, perché l'associano a Messi. O potreste dare dei dati, delle statistiche, dei grafici in slide, storie, aneddoti. Quindi non solo scene di vita personali, ma anche dati, o anche inventare, no? Sì. Fin dove però non è... La bugia, se è utile alla trasmissione, va bene, alla trasmissione del messaggio va bene. Cioè la mia finalità non è ingannare te, la mia finalità è fare in modo che tu ti ricordi la storia. Che io poi sia andato a... che ci sia stato Mario, che io sia andato al football club, al campo del Barcellona,
È un inganno che non cambia né a me, alla vita né a te, però sì che magari ti aiuta a memorizzarlo. Quindi pensatelo sempre con questo, io aiuto le persone che magari memorizzano un concetto. Scrivono dei dati, i dati con Sì, le certo, beh certo, sì, io dico i dati, no, anzi, riportate pure le fonti. Al 100%. Quindi chi dice sapendo di mentire? Sono bravi. Sono apprezzati. Sì. È un politico che ti spara. Sono bravi. No, no, ci vuole. C'è un video, io l'ho pubblicato, sulle espressioni del linguaggio del corpo, e c'è un momento in cui fanno un'intervista a Bill Clinton. Sullo scandalo, sulla Lewinsky. E se tu guardi come lui guarda la telecamera, come muove la bocca, lui dice una cosa ma fa un'altra. Cioè pensa, dice una cosa ma la pensa un'altra. Quindi Fornire gli italiani come no, io riconoscere. dico sempre essere sinceri quando parlate, perché poi le persone intanto La spontaneità è lo. Sì. Ieri ero con un'amica che lavora a Canale 5 e mi ha detto: Riccardo, lo sai, hai in un programma. Ho fatto: Riccardo, lo sai come mai da 2 anni sto a Canale 5 facendo questo programma? Dico: come fai? Perché sono me stessa. Perché le persone gli piace vedere la realtà. Dopo, se sei bravo, c'hai un tornaconto personale, li inganni una volta, ma se scoprono. Hai perso l'unica cosa che c'hai nella tua vita, secondo me, è la faccia. Quando mi invitano anche a me a presentare dei corsi, prodotti, se io non ci credo non li presento, perché l'unica cosa che ho è questa. E se perdo questa, ho chiuso. Ho detto? Sì? Ho parlato? Quindi, cronologico, i 3 punti. Passato, presente e futuro. Vi racconto come era il mio club di scacchi 20 anni fa, vi racconto oggi chi siamo e vi racconto ciò che vogliamo ottenere. Vi racconto 4Land 4 anni fa com'è nata, vi racconto 4Land oggi cosa è riuscita ad ottenere e vi racconto quali sono i progetti per il futuro della nostra società. O quali sono stati i problemi che abbiamo avuto nel passato, come li abbiamo risolti oggi, quali sono le nostre ambizioni future. Passato, presente e futuro. Geografico. Fate un viaggio geografico. Oh, con chi parlavamo di vino prima? Di vino. Parlavamo di vino, no? Di vigneti, ok. E per esempio, potete parlare vino italiano, vino francese, vino spagnolo. Sono 3 punti collocati geograficamente. 3 storie, sono quelle che ha fatto Stefano. 3 storie dove ha raccontato la rottura del ginocchio, giusto? E la cosa interessante è che tutte e 3 le storie lui le ha collegate con una morale finale. Qual era? Chiedete. Se volete qualche consiglio. 3 storie, 3 aneddoti, 3 storie. Chi, cosa, perché? Punto primo, chi ha creato questa azienda? Punto secondo, cosa produce questa azienda e perché è stato creato questo prodotto? 3 idee. Pam pam. 3 punti. Ce ne sarebbero altri, però facciamo tutto. E così facciamo anche la conclusione. A questo punto il gruppo 2 ha 5 minuti abbondanti. Così facendo l'ultimo ne avrà due di meno 5 minuti per scrivere il discorso. Per scrivere il corpo. Io ho detto Giambattista, ho detto chi è che sceglie? E Franco ha voluto il punto 3, io sono generoso, ho detto Franco il punto 3. Sì, dai punti di vista, assolutamente, è tutto relativo.
Bello, adesso che parla Gabriele siamo sui 3.000 in streaming, vero? Sei pronto Gabriele? Sì. Ce n'è 1308, Gabriele. Ti senti pronto? Ti senti caldo? Ancora 3 minuti. È arrivato il vostro momento magico. Per la gioia di 1308 persone che vi guardano da casa, sì, voi, proprio voi, abbiamo con noi un forte applauso per Gabriele.
Salve a tutti. L'80% delle persone che navigano sul web è alla ricerca di informazioni locali del proprio paese. Solo che l'informazione locale è distribuita su diverse piattaforme, testate giornalistiche, blog, siti internet, social network. E openpost.info ti permette di conoscere istantaneamente tutta l'informazione locale del proprio paese. Openpost.info è una startup creata da 3 ingegneri informatici e rappresenta un'applicazione web raggiungibile all'indirizzo www.openpost.info oppure scaricabile tramite app su smartphone. E rappresenta un'applicazione, appunto, che permette di scrivere il nome del proprio paese e istantaneamente conoscere tutta l'informazione locale prodotta. Inoltre è rivolta anche ai soggetti divulgativi, che possono creare attivamente l'informazione. Grazie. Grazie, grazie mille. Perfetto. Come ti sei sentito? Non molto sicuro. Ho avuto tempo per preparare il discorso. Capisco. In 5 minuti non è semplice, non si prepara un discorso. Però complimenti, l'hai fatto, quindi. Ti dico 2 cose che mi sono piaciute, una che mi è piaciuta e migliorerei. Io metterei salve a tutti dopo l'introduzione. Cioè metterei una cosa e poi dare il benvenuto. Una frase che attira l'attenzione e poi salve a tutti. E mi è piaciuta l'informazione che hai dato, soprattutto www.openpost.it. Perché? Perché io già chiedo, già do delle indicazioni, degli indirizzi utili che le persone, se vogliono, possono seguire. Alternativa, opzione, lo scrivi qua. Quando siete qui voi avete tutto, eh? Tutto quello che vedete usatelo. Avete la lavagna? Scrivetelo. Bravissimo. Secondo oratore. Sì? Vai, Gianluca. Applauso. Ragazzi. Quanti di voi sono stufi di vivere in un paese abbandonato a se stesso? Io sì. Volevo farvi capire in questa giornata come poter cambiare il nostro paese in pochi semplici gesti, attraverso la partecipazione, la collaborazione e soprattutto attraverso l'attivismo. Qualche anno fa noi, passeggiando per strada, se avessimo trovato dei rifiuti o delle buche per strada, cioè non avremmo potuto far nulla per far sì che il comune intervenisse per sistemare il disservizio. Oggi invece, attraverso una semplice applicazione scaricabile gratuitamente da internet, non vorrei fare pubblicità, anche questa applicazione si chiama Decoro Urbano ed è scaricabile anche sui cellulari, noi possiamo fotografare il disservizio e farlo arrivare direttamente al comune, in maniera tale da rendere il nostro comune un comune migliore, un comune più pulito e un comune più efficiente. Bravissimo Gianluca, bravissimo. La domanda, come ti sei sentito? All'inizio un po' imbarazzante, dato che diciamo, il discorso, o meglio il problema, un problema a cui tengo, un problema nel quale credo, è venuto spontaneo, cioè quello forse è il segreto. Assolutamente, sì. Crederci, sì, è vero. Ti dico, ciò che migliorerei, ma va tutto bene, migliorerei un po' il linguaggio del corpo, cioè la mano. E mi è piaciuta la domanda iniziale che hai fatto, l'energia che mi ha trasmesso, perché vedevo che ci credevi. Quindi ottima domanda iniziale, ottima energia, ottimo. E adesso... No, era. No, va bene gesticolare con la mano. Io mi riferisco quando è sempre lo stesso gesto, è sempre lo stesso gesto ripetuto. Quando non c'è varietà. Diventa una sorta di. Come antistress, come chi c'ha la penna e fa così, tac 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 tac. Va bene, però. Variare. Sì, variare, esatto. Siamo qui, arricchiamo idee. Prova lo specchio, prova. C'è un amico che. Se l'altra volta sono stato al cinema, l'avete visto, non so come si chiama, il lupo di Wall Street, il lobo del Wall Street. Ok. E guardavo DiCaprio e dicevo, ok, lui è uguale, fa esattamente quello che fa DiCaprio.
Quindi probabilmente lui ha preso, fa come me formazione, ha preso un modello di Caprio e imitava di Caprio. Quindi prendete Ace Ventura, se prendete Jim Carrey, è fantastico. Ok, passiamo a Giuseppe. Tutti G. Benvenuto Giuseppe. Qui io faccio la finta che arrivo, diciamo, normale. Bella gente, veramente sono stato accolto in maniera molto, ma molto, non me lo aspettavo, una gente molto calorosa in questo paese. Io sono di qua, mi chiamo Giuseppe Di Donna, sono qui per esporvi un po' qual è il problema che affligge un po' la nostra zona. Da tempo c'è un controllo, non c'è più un controllo di produzione di uva, quindi molti agricoltori usano pesticidi per produrre uva. Sapete benissimo che questo è un problema che nuoce alla nostra salute. Chi erano i nostri nonni? Nonni che hanno un po' vissuto con la zappa, con l'aratro, con il cavallo, un po' naturale, sono riusciti a portare avanti una produzione che oggi è conosciuta quasi in tutta, non dico tutta Europa, ma una grande parte. Quindi esportiamo uva da questa zona in tutta Europa. Bene, i mercati, tutti i mercati che sono a livello europeo ci hanno imposto alcune regole di produzione, di fare l'uva un po' più grossa, un po' più, come dire, con un aspetto migliore. Però il problema è avere un'uva più di qualità. Noi non possiamo confrontarci con i mercati che arriva uva da altre zone dove producono in maniera non controllata. Noi dobbiamo distinguerci e fare una produzione di uva di qualità. Il mio sogno qual è? Il mio sogno è quello di cercare di cambiare un po' la mentalità di questa gente affinché possa produrre un'uva migliore, ma nello stesso tempo tutelare la salute dei nostri figli. I nostri figli sono il nostro futuro. Se noi non diamo oggi le direttive per il futuro dei nostri figli, noi non stiamo creando, e quindi attraverso questo possiamo domani avere anche un contributo economico migliore, perché sui mercati quando ci contraddistinguiamo possiamo fare noi il prezzo. Oggi invece siamo vittime un po' di mercati che i commercianti dettano loro la legge, e quindi avere un maggiore introito significherebbe investire per il futuro e rendere una vita migliore ai nostri figli. Grazie, buonasera. Grazie. Giuseppe, come ti sei sentito? Beh, sono un po' abituato, però diciamo che è un argomento nuovo per me, quindi cercavo un pochettino di impostarla. Ho fatto riferimento al passato, a quello che potrebbe essere il futuro, a quelle che sono le problematiche, a quelle delle soluzioni. Mi sono sentito un po', come dire, a mio agio dopo. Okay. Inizio un po', si è arrivato sempre un po' all'inizio. Poi un pochettino si cavalca, insomma. Benissimo. Non so se c'è da migliorare. No, tutto, se tutto è migliorabile, tutto va bene. Sì. Quindi non prendetelo così. Io avrei iniziato senza dirlo. Io ho fatto finta come se mi presento. Però immaginate in un contesto reale quando siete qui. In un contesto reale. Mi è piaciuta un'ottima, trasmetti credibilità e presenza scenica, centro sala. Guardavi, non capivo, non ho messo gli occhiali, quindi non vedevo se perdevi lo sguardo qui in qualche momento. Una domanda che faccio, non l'ho visto, sì, ho avuto la sensazione. Ok. Quindi ho un testo, diciamo, fatto in poco tempo. Sì, sì. Un pochettino. Questo qua, diciamo, un po' di preparazione del profondo. Io vi dico, in modo che non perdiate l'entusiasmo,
questo che facciamo noi, naturalmente più approfondito, l'introduzione, solo l'introduzione dura 8 ore, è un corso di 8 ore, il corpo sono 8 ore, il finale sono 8 ore, e poi c'è la parte iniziale, questa dei saluti con le informazioni, che sono 4-6 ore. Quindi ciò che vediamo è una spolverata di tutto. Però gli sguardi che si vedono attenti, ricordo di curiosità da parte di tutti quanti, io vedevo che erano fissi, no? Forse era un argomento un po' delicato, però notavo che la gente ti guardava, quindi era attenta. Questa è la cosa che ho recepito io. Ok, il terzo neurone che commentavamo prima, giusto? È il terzo neurone che commentavamo prima che guarda da fuori. Vi faccio, prima che mi dimentico, vi faccio una proposta che per voi, visto che ci sono queste strutture qua. Se vi interessa, è molto semplice. Vi riunite una volta a settimana, ogni 2 settimane, e provate. Provate. Ci sono, io nella pagina web c'ho almeno, mi scrivete, vi do l'accesso, ci sono 10 manuali. Gratis, non è che vi chiedo niente. Seguite i manuali e vi incontrate e provate, parlate. Questo se vuoi, come hai notato, diciamo, sì, sì, ti dicevo. Quando riesci a scriverla una cosa perché ci pensi e ci credi. Io non ho letto, tu hai visto che io sì, sì. Però quello che serve, io mi è piaciuto la posizione, la centrosala, la convinzione, lo sguardo, l'ho detto, sono forse in qualche momento l'hai perso, io ci avrei messo più storie, cioè storie vicine, cioè fa un nome di una signora, anche che non è vero, che ha vissuto una realtà come quella che ti interessa. Perché esatto, le persone si ricordano e dice perché un amico mio fratello che si chiama Giulio ha avuto questa, è successo questo e quest'altro, perché è un esempio concreto. E poi in un paese di 24.000 persone come il vostro, se mettete, se portate come esempio una situazione reale, le persone ti seguono, sai, immediatamente, meglio che i concetti seguono, le storie sono seguite meglio dei concetti. Prego. Porre delle domande. Va bene, assolutamente. Abbiamo, a questo punto, manca Leo e Giovanni. Prego Giovanni. Prego, prego, non vi, lo so che siete carichi di energia. Vieni Giovanni, è tutto per te il microfono. Un applauso. Ah, fa niente. No, no, così. Così, è un problema piccolo. Così no? Un po' sì. Sì, vabbè, se poi dopo non ce la fate appoggi, okay, se sta così, dai, vai, se non puoi ti appoggi. È acceso? Sì. Allora, vi è mai capitato di guardare la realtà in modo diverso? Ebbene sì, sono John Loturco e sono qui per trovare la soluzione. Basterebbe acquistare un balcone virtuale con piante di gerani, un ombrellone e una sedia anatomica. Aprite bene le porte delle vostre menti, che il viaggio sta per iniziare. Prima di tutto guardiamo chi siamo, cosa vogliamo e perché esistiamo. Siamo stati giovani, vogliamo essere sempre giovani, e saremo sempre giovani. Bravissimo. Scusate l'argomento, ma questo mi è venuto. Va bene. Come ti sei sentito?
E ho notato, in una fase iniziale, infatti, un pochino più di tensione, un pochino di perdita di contatto, però dopo, secondo me, ha No, mi funzionato. dava strano Nel caso, nel mio caso, ha suscitato interesse. E anche come l'hai presentato, le pause che hai messo sono state interessanti, creavano suspense. E come detto, siamo stati, siamo e saremo. Quindi mi è piaciuto. Solamente ho notato questo stress nella fase iniziale, un po' dallo sguardo. Leo, è arrivato il tuo magic moment. Un applauso. Benvenuto. Siete assillati da lunghe e interminabili riunioni di condominio? Il vostro capo vi fa impazzire con le sue assurde richieste? Tu hai la faccia di uno che domenica il pranzo dalla suocera e non sa come affrontarlo. Io ho la risposta per voi. Il metodo chi se ne frega è un sistema semplice che unisce facilità di utilizzo a risultati sorprendenti. Non serve leggere lunghi manuali. Il sistema è dentro di voi. Inoltre, vedrai che diminuiranno anche le rughe, avrai una pelle molto liscia. Grazie. Bravissimo. Come ti sei sentito, Leo? Che ti dico delle cose che ho notato. A me è piaciuto, eh? Mi è piaciuta la domanda iniziale con la pausa, il sorriso. Una cosa che va bene, però che migliorerei è quando hai detto tu, visto che, cioè, se io avessi gli occhiali, invece di dire tu, guarderei un attimo il nome, continuerei a parlare. Poi dopo, quando arriva il momento, Tommaso, funziona meglio, okay? Il del tu. Però va bene l'idea, mi è piaciuta. E un'altra cosa, quando vedi che non sa che dire, spara qualcosa, anche se non è uguale al testo, non fa niente. Bravissimo. È arrivato l'ultimo step. Abbiamo ancora, pensate ragazzi, 15 minuti. 15 minuti in cui spiegheremo la conclusione. E sono informazioni lampo, come vedete. La conclusione chiara e diretta. Che significa chiara e diretta? Voi nella conclusione chiamate le persone all'azione, volete che facciano, sappiano qualche cosa. Quindi, se volete che queste persone vi votino, ad esempio, non è che direte: io vorrei che tu mi votassi. Votami! Votami, perché non ti iscrivi a questa palestra? Iscriviti a questa palestra. Quindi chiara e diretta. Eliminare gli ostacoli perché? Perché se volete che una persona si iscriva alla vostra palestra e volete che lo faccia adesso, o si iscriva al vostro corso e volete che lo faccia adesso, dovete fare in modo che questa persona abbia foglio adesso, penna adesso. Se volete che paghi per il corso, vostro corso adesso, dovete accettare ogni forma di pagamento. Quindi allontanate qualsiasi barriera che possa impedire l'azione. Essere rapidi, che significa? No, essere rapidi in questo caso significa che se voi motivate il pubblico, dovete sapere che la motivazione delle persone dura massimo 2 giorni. Quindi se dovete chiedere qualcosa, chiedetelo meglio adesso, meglio che lo faccia adesso, prima di uscire dalla sala. Se esce dalla sala, costa un po' di più, però
Dopo 2 giorni è difficile, quindi fatelo prima possibile. E adesso, una volta spiegato questo, spieghiamo delle idee per chiudere un discorso. Delle idee per chiudere il discorso, io li chiamo le idee a reggilibro. Ci sono altre tecniche, però prendiamo quella a reggilibro. Avete visto i reggilibro? Sono quelli che mettete ai lati di uno scaffale e tengono per magia questi libri tutti perfettamente allineati e che risulta molto elegante. Vedete una libreria tenuta da questi reggilibri e risulta elegante. E per esempio delle idee per una storia, per un discorso a reggilibro, potrebbe essere una storia e la spezzate in due, mettete l'introduzione della storia nella parte iniziale del discorso e il finale della storia nel finale del vostro discorso. Ovvero, iniziate con la storia e finite con la storia, cambiando le regole di questo schema. Una storia in metà sarebbe. Facciamo un esempio, un discorso sulla motivazione. Io voglio motivarvi a cambiare vita. E magari potrei iniziare la mia giornata raccontandovi della storia del bruco e della farfalla. Quindi vi racconto che c'era un bruco che aveva sognato che un giorno sarebbe arrivato sulla montagna e si mette in viaggio. E durante questo viaggio incontra un grillo. E il grillo gli dice: bruco, ma dove vai? Dove vai? Guarda, per te una pozzanghera sarà un oceano, un sasso una montagna, un ramoscello un ostacolo impossibile da superare. Però il bruco dice: no, io ho sognato questo, io vado, io raggiungerò la montagna. E continua, incontra uno scarafaggio che dice la stessa cosa, incontra una formica la stessa cosa. Si fa sera e lui è stanco. E quindi cosa fa? Si ferma e muore. In questo momento finisce la vostra storia, ok? E entrate nel corpo del discorso. Avete fatto l'introduzione con la storia del bruco, entrate nel corpo del discorso. E qui dove vendete i 3 punti? Volete le persone siano motivate, quindi proponete un firewalk, una camminata sul fuoco, rompere una freccia col collo, fare il salto mortale, ok? E spiegate, motivate le persone. E arriva al finale. Nel finale fate esattamente la stessa cosa, riprendete la storia del bruco e dite: però cosa è successo? Che tutti gli animali si erano radunati intorno al bruco e dicevano: povero bruco, che illuso, voleva arrivare alla montagna. E poi all'improvviso, paf, il bozzolo dove era morto si schiude, si rompe e da lì esce una bellissima farfalla che raggiunge la montagna. Ok? E quindi è una storia tagliata a metà, raccontata senza fretta e con dettagli. Sì? Domanda e risposta. Anche questa, stessa tecnica, sempre segnalibro. Iniziate con la domanda. Con la domanda. Stefano, qual era? La mia domanda. Del ginocchio, voglio. Quanti di voi vorreste sapere come trovare il giusto ospedale che possa guarirvi da possibili cadute e rotture del ginocchio? Dovete sapere che io, finita l'introduzione, il mio nome è Stefano, finita l'introduzione, dovete sapere che ho avuto 3 esperienze, la prima esperienza, la seconda esperienza, la terza esperienza, finale. Quindi, se ancora siete interessati nel sapere qual è il miglior ospedale per... potete contattarmi, perché per me il miglior ospedale è... Mi stai convincendo a ritornare sui miei passi, io ho cambiato apposta. È un'idea, ok? Però l'importante è, fate la domanda in apertura, nell'introduzione del vostro discorso, e dite, potete dire al pubblico: guardate, la risposta ve la darò, come la storia del viaggio, alla fine. Avrete la risposta alla fine, quindi le persone la ascolteranno e aspetteranno la risposta sul finale. E nel mezzo ci mettete il contenuto che vi interessa, il corpo. Una frase, vi faccio un esempio. Iniziate un discorso e dite: eravamo in 2 ma non avevamo un cuore.
per amici ho conosciuto una ragazza fantastica, un po' più giovane, ma fantastica, riccia, bellissime forme, un odore inebriante. Finisce l'introduzione, raccontate cosa vi affascinava di questa ragazza, com'erano i capelli, com'era il corpo, com'era l'odore, e arriva al finale. E il finale dite, perché è vero, era fantastica, aveva questi capelli, sembrava Medusa, aveva un corpo sinuoso, aveva un odore inebriante, ma non funzionava. Tra di noi non ha funzionato perché eravamo in due, ma non avevamo un cuore. Fine. Quindi, frase iniziale la usate anche nella frase finale. È un'altra idea. E la slide, questa ve la faccio vedere. No, non ve la faccio più vedere, si è spento il computer. Idea di slide. Sono due idee. La slide iniziale, nell'introduzione, è uguale alla slide finale. Oh! La slide iniziale è differente da quella finale, ovvero immaginate noi Cattaro d'estate e noi Cattaro stessa foto, stessa inquadratura d'inverno. O immaginate la faccia che ci avevate 5 ore fa e la faccia che ci avete adesso. Ok? Prima e dopo. E che ci abbia un significato, no? Dice, ok, dall'inverno all'estate, quindi... energia, no? Che trasmetta. O un'altra idea di una slide, immaginate come? Il bruco e la farfalla, sì, esatto. O era una cosa simile a quella che dicevi tu, un'immagine censurata, no? Immagina, parliamo dell'abbandono degli animali, dei cani, e mettete la foto di un cane censurata negli occhi e sulla bocca. E poi che succede? E voi parlate, non abbandonare gli animali perché sono come gli uomini, e alla fine stessa foto, stessa immagine, senza censura. E che succede? Che negli occhi e nella bocca ci sono gli occhi di un uomo e la bocca di un uomo nella faccia di un cane. E questo è un cambio di schema che ti sorprende e attira l'attenzione. Sono quattro idee. Abbiamo ancora 5 minuti per scrivere il finale e poi ascoltiamo queste 6 persone che ci regaleranno il brivido e poi vi saluto. Poi vi saluto e vi mando a cena. 5 minuti. Prego. Più sposta di spostare fuori dalla foto. Poi me la passi? Appoggio lì, chi poi le prende. Ti perdi la creme della creme? Va bene, è stato un piacere. Va bene, alla prossima. Mi piacerà. Io sono per Barcellona, però mi piace la convinzione che ha trasmesso Simeone, capito, al gruppo. Sì, sì. E poi sono pure alla finale di Champions Real Madrid e Atletico. Alla prossima, ciao. E prima che scappate, eh? Ah sì? Grazie, allora, grazie per il pensiero.
Sì, in questo caso sì. In questo caso usa una conclusione, guarda, te la scrivo una adesso. Usare anche questa, una frase, che non è importante che sia uguale a quella dell'inizio, una frase che sia anche una frase celebre, una frase celebre che rappresenti il pensiero, magari inerente all'ecologia, a queste cose qua. Franco, grazie a voi. Ho smesso. Un minuto ancora. Questa era l'idea, così rimane impressa e la faccio vedere apposta, l'idea di slide del cane che dicevo prima, questa è l'idea del cane di slide che vi dicevo prima, e gli occhi, la bocca dell'uomo, sì, però funziona perché è tank, sì, coperti che le persone capivano che era un cane, però dopo vedevano che era un uomo. Questa era l'idea del cane che spiegavo prima. L'idea del cane e gli occhi e bocca di un uomo. Ricordo, visto quel video fantastico dei cani con le braccia di mandorlo, sì, no. L'uomo dietro un video, però sta girando parecchio in internet. Ho visto che quelli senza gambe dietro. Il cane seduto al tavolo con una maglietta, e da dietro c'è il proprietario nella maglietta con le mani. Il padrone gli passa le cose così da dietro, sembra un essere umano, la testa della camera. Prego. Sì, questo è su internet. Sì, c'è pure il, dovrebbe essere un indirizzo, forse è sotto, non si vede. Sì. E funziona, eh? Perro, sì. Umano. Non li offendiamo. No, è vero. Guarda che questo qui. Molto più gestibile rispetto all'uomo. Perfetto, eh? Ecco. Siamo pronti? Ultimo round e andiamo a cena e diamo il benvenuto a Franco. È il numero 3, il pacco 3. Vogliamo prenderci i nostri figli? No, bisogna fare qualcosa. Oh, perdona. Che mi sono dimenticato. Ok, scusa.
Vogliamo perderci i nostri figli? No, bisogna fare qualcosa. Sforziamoci di avere un ruolo attivo. Non li lasciamo stare per i fatti loro. Dobbiamo necessariamente avere un contatto, riprendere il nostro ruolo, far sì che ci sia quell'avvicinamento che magari è mancato. Non avere comportamenti autoritari, non avere comportamenti permissivi, cercare di assumere il nostro ruolo, il ruolo di genitori. Stasera abbiamo sviluppato una tematica, è necessario che le cose che ci siamo dette non restino lì un pourparler, ma che ci facciano riflettere, perché alla fin fine, lasciandoli da soli, perderemo qualcosa anche di noi, oltre che vederli, diciamo, insoddisfatti, vederli abbandonati a se stessi. E allora io devo concludere dicendo che li dobbiamo ascoltare e li dobbiamo amare, tutti quanti noi. Grazie. Grazie. Grazie mille. Come ti sei sentito? Io ho parlato di un po' stato un discorso, diciamo, sociologico, no? Quindi avevo immaginato di fare una conferenza, in questa conferenza approfondire i rapporti tra genitori e figli. E per cui per la fine magari avevo preparato un qualcos'altro, ma sono andato a Però è normale, perché non l'abbiamo provato, eh? Questo è una cosa, se voi non lo provate è normale che succeda, quindi tranquilli. Mi è piaciuto, no, ti vedo molto comodo, questo si nota. Guardi, cioè muovi la testa, quello che ti chiederei, il prossimo obiettivo è entrare nelle persone. Cioè non solamente guardare, proprio entrare con le persone. Sì? E quello dottor Corissani non ricordavo assolutamente nulla di ciò che avevo scritto, e questo mi ha fatto cadere una tua osservazione iniziale: quando hai difficoltà muori la testa, però in realtà è mancato il momento di fissare che in qualche secondo qualcuno di voi. Questo l'ho percepito subito. Però insomma, comodo, questo si vedeva, ottimo. Eh sì, Lella, benvenuta, applauso. Esserci, partecipare, contribuire, queste sono le parole chiave dell'esistenza della persona. Noi siamo gli attori, noi giovani siamo gli attori della vita. La vita è un film, quindi noi dobbiamo dare il massimo, il massimo. Quanti di noi giovani diamo il nostro contributo nella società? Quanti di noi fa qualcosa per il sociale, per avvicinandosi alla politica, avvicinandosi alle associazioni? Quanti? Ebbene, in passato non c'erano tante possibilità per i giovani di spazi per poter avvicinarsi, per poter coltivare, arricchirsi. Oggi invece lo Stato, le regioni, i comuni stessi danno questa possibilità, quindi è bene avvicinarsi, è bene coltivare questo. Parliamo del Servizio Civile Nazionale, parliamo delle associazioni di promozione sociale, parliamo delle associazioni culturali, politiche, sportive. Ecco, bisogna fare questo, bisogna pensare che noi siamo gli attori, quindi noi ci dobbiamo formare come persone, e soltanto frequentando questi luoghi, che queste risorse che lo Stato ci offre, solo facendo questo noi possiamo diventare delle persone ricche, persone dove veramente gli attori siamo degli attori completi. Se avete bisogno di avere maggiori informazioni in merito a quanto ho detto, per esempio per quanto riguarda le associazioni di promozione sociale, per quanto riguarda il servizio civile, vi posso indicare, potete rivolgersi presso il comune di Necattaro, oppure presso il sito del comune di Necattaro, dove potrei fornire tutti i numeri di telefono delle associazioni locali,
delle 10 associazioni di promozione sociale che ci sono sul territorio, delle 3 di volontariato, delle tutte le informazioni che riguardano anche i bandi del servizio civile, oppure ci sono gli Informa Giovani, o anche aiutarvi a livello regionale più ampio, come i laboratori dal basso, come i progetti di Volenti Spiriti della Regione, oppure ancora a livello nazionale contattando direttamente il numero verde del servizio civile 848 800 715. Ho finito. Ottima, bravissima. Come ti sei sentita, Lella? Tremavi? Ti dico quello che ho notato. Mi sembra che allora va bene, per 5 volte, no? Mi è piaciuto, ho provato esserci, partecipare, contribuire. Io credo che tu non ti senti padrone del palco, secondo me te la gestisci bene. Quello che metterei è un po' di interazione, solamente questa. Anzi, mi sono piaciute le indicazioni che hai dato, migliorabile. Come hai fatto alla fine? Dammi qualcosa di... Okay, rivolgiti al comune, okay, dammi il sito del comune, scrivimi il sito del comune, o il numero di telefono, scrivimi il numero di telefono, in modo che io, una volta che tu ti sei seduta, se voglio me lo segno. Ok? Però ottimo, bravissimo. Adesso c'è rimasto il gruppo Forland. Vai Stefano. Sì, è acceso. Lavorare senza spine. Quanti di voi provengono da un paese con un'economia prettamente agricola? Oh, sono più o meno in famiglia allora. Io sono Vito Stefano Creatore e provengo da Rutigliano, è un paese riconosciuto per la produzione di uva da tavola, uno dei maggiori esportatori di uva da tavola. Ma se mi permettete un paragone, l'uva è come una rosa, però il problema è che come tutte le rose si hanno le spine, e le spine, ahimè, sono rappresentate dagli infortuni sul lavoro. Infortuni sul lavoro perché molto spesso non si sa come lavorare, in che modo lavorare in sicurezza. Vedete, a me sin da piccolo mi è piaciuto sempre osservare, e osservando ho visto cambiare un po' le cose. Vedete, ad esempio, molti come mio nonno non capivano in passato come lavorare, o meglio come lavorare in sicurezza. Adesso qualcosa sta cambiando, già il fatto che siamo qui insieme a parlare di sicurezza mi fa ben sperare. Guardate, in conclusione vi posso dire che io non avrò mai la presunzione di dirvi come lavorare, perché chi meglio di voi conosce il proprio lavoro, però vi aiuterò a lavorare in sicurezza. E ritornando alle spine, tutte non posso promettervi di eliminarle, però ridurle questo sì. Bravissimo Stefano. Sembrava troppo drammatico. Come ti sei sentito? Deformazione. Non benissimo, però. Comodo. Comodo. Sì. Dai questa sensazione. Se avessi, cioè, volevo proprio eliminare il portare questa cosa qui, però mi dà. Perché non ho. Cioè, fare una cosa improvvisata così in breve tempo non mi ha dato la sicurezza che certo. Senza. Ti dico. Ottima voce, ottima storia lineare, mi è piaciuto molto. Io notavo che eri molto rilassato. La domanda iniziale, la mano, quindi ottimo. L'unica cosa che ho notato, che un po' mi ha distolto l'attenzione, ma è un difetto di tanto vedere tanti discorsi, è il movimento. Okay? C'è un movimento che non è controllato, non è associato a nessuna parte del discorso. Io consiglio, un'idea, vi lascio. Abbiamo un discorso introduzione e conclusione, sì, introduzione, corpo e finale. Iniziate l'introduzione, ok? Parlate dell'introduzione, qua. E poi dite, ok, il primo punto del corpo lo faccio con questa parte della sala. Il secondo punto del corpo lo torno qua e lo faccio qua e parlo. Il terzo punto del corpo lo faccio qua e il finale lo torno al centro e lo faccio qua. Vi siete spostati su tutta la sala... Appoggiarsi.
No. No, perché è più da bar. Okay? Invece quando sei qui è come che tu sei un'autorità. E ho capito, è più comodo appoggiarsi, però non è... No, volevo capire se creava ancora di più un rapporto, diciamo, intimo di non creare questo distacco fra chi parla e chi ascolta. Tu però puoi crearlo anche... Sì, perché comunque un po' di forma serve. Cioè, io approfitto, niente, mi metto seduto, però evito, perché quando tu stai seduto è come che perdi, invece serve la posizione in piedi. Ok, Marilisa, applauso. Sei un responsabile aziendale e non sai come organizzare il tuo lavoro con successo? Il laboratorio dal basso sul management, organizzato dall'associazione Forland, ti aiuterà a gestire il tuo tempo libero, lo stress, ti insegnerà le tecniche per parlare in pubblico e gestire le tue emozioni. Il laboratorio è progettato dall'associazione Forland in collaborazione con l'Arti Puglia, è articolato in 7 moduli e avverrà nei weekend tra maggio e giugno a Noicattaro. Perché questo laboratorio? Per dare una possibilità prima a noi stessi, come Forland, e poi agli altri, per approfondire le cosiddette soft skills, le abilità manageriali che aiutano un manager a conquistare il mercato del lavoro. Siamo qui a Noicattaro presso l'ex Viri. Un manager moderno è un manager di successo. Continuate a seguirci e non ve ne pentirete. Mi è piaciuta la fuga finale, eh? Come ti sei sentita, Marilisa? Un po' tremolante. Sì? Ti dico quello che ho notato. Forse che la voce vibrava un po'. No. Avete notato la voce? No. Questo lo dico, le persone trasmetti molto quando parli in pubblico, però le persone non percepiscono il 100% di quello che tu senti. Alcuni dicono... Ma sto diventando rosso? No, non, le persone non lo notano. Ti dico quello che ho notato io. Mi è piaciuta la frase iniziale, quindi la domanda. E come hai continuato? Il laboratorio dal basso ti aiuterà. Io a questo punto l'avrei cambiato, perché è come che tu non sei il laboratorio dal basso. Invece io voglio sentire Marilisa che no. Io mi chiamo Marilisa e collaboro con il laboratorio dal basso e abbiamo questi progetti, ragazzi, sono fantastici, credete? Possiamo fare questo, quest'altro, quest'altro. Sì, queste due cose. Bravi. Prego Tommaso. Vai. Smog, viaggio ed aria pulita. Cosa collega queste tre semplicissime parole? Sono Tommaso Tautonico, ho 35 anni e sono un promotore turistico e cercherò di spiegarvi il perché vale la pena affrontare un viaggio di 1000 chilometri per visitare una regione che è dall'altra parte rispetto a noi, il Trentino Alto Adige. Sapete, la prima volta che ho visitato il Trentino non è stato un viaggio, è stato un viaggio della speranza. Abbiamo impiegato 14 ore per arrivare a destinazione. Ci siamo fermati svariate volte a Rimini, a Bologna, nei pressi del lago di Garda. Sapete, il Trentino non è solo geograficamente diametralmente opposto alla regione Puglia. Il Trentino, la regione Puglia ha lunghe coste, una regione quasi piatta. Il Trentino invece ha delle montagne altissime. L'altra cosa che contraddistingue le due regioni è che purtroppo la Puglia è una regione piena di veleni. È sotto gli occhi di tutti la questione dell'Ilva, i pesticidi che noi ahimè respiriamo durante tutta la stagione estiva. Di contro invece il Trentino ha aria pulitissima e montagne infinite. Sapete, è vero che è la prima volta che ho viaggiato verso il Trentino, ho impiegato 14 ore di viaggio, però vi garantisco che una volta arrivati a destinazione, uno spettacolo del genere, noi ce lo sogniamo. Bravissimo! Però Tommaso, come ti sei sentito? Sì? Che non trasmettevi, eh?
Mi è piaciuto, molto comodo, molto naturale, ti sei mosso, quindi ottimo. E migliorare è difficile, perché il tempo in cui hai parlato, tutti avete parlato, è poco. Io ti direi, a questo punto, prova a interagire di più. Non hai interagito, ma il tempo è poco, relativo, è proprio, non abbiamo avuto molta occasione. Però obiettivo futuro, prova la connessione. Sì, un po' domanda, capito, per creare la dinamica, però per il resto perfetto. Luigina, un applauso. Go, 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 go! La vostra ciambella non riesce mai col buco e andate in panico quando mettete le mani in pasta? Pazienza, semplicità e impegno sono gli ingredienti principali per la tua torta perfetta. La soluzione è il corso di cucina di Luigina. Vieni a seguire il corso della torta perfetta e riuscirai a preparare pranzi ad hoc per i vostri mariti e per i vostri figli. Ma cosa è la torta perfetta? È cucina sana? Oggi si parla tanto di cucina semplice e genuina. Ad esempio, prepareremo cibi provenienti semplicemente dall'orto dei nostri contadini. Cucina vegetariana. Adesso le nostre abitudini alimentari di molta gente sono quasi sempre vegetali, quindi impareremo a preparare piatti genuini e di origine insomma vegetale. Cucina senza glutine. Purtroppo molta gente è intollerante al glutine, quindi impareremo a preparare anche paste senza glutine e altri tipi di cibi. Insomma, alla fine eliminate i vostri ostacoli in cucina e la vostra ciambella ritornerà col buco. Seguite il corso di cucina di Luigina. Grazie Luigina. Come ti sei sentita? Io ti vedo molto showman, eh? Sì? Ottima voce, ottima voce, ottimo entusiasmo. Luigina cucina, quindi ottimo. Migliorabile? Direi un po' il passeggio, ma è veramente relativo. E è arrivato purtroppo il momento dei saluti e vedo che siete tutti stanchi. Io avrei voluto raccontarvi il terzo viaggio, ma credo che lo rimandiamo un'altra occasione. Prego. Ma quel Dazio a che cosa è servito? Il Dazio è quello che abbiamo fatto purtroppo solo una volta, che era, c'erano diversi giochi, ovvero per creare una dinamica più effervescente, erano delle fasi di passaggio. Quando avevamo spiegato l'introduzione, andava pagato il dazio e si passava il corpo. E sono giochi divertenti, uno è il mimo, un altro avreste cantato, un altro avreste ballato e poi e poi c'era un gioco delle tre parole. E quando lo faccio a seconda dei contesti porto anche dei cappelli per renderlo o dei boa o delle parrucche, perché lo rendo più scenico. Perché mi serve creare un ambiente leggero, quindi questa era la finalità del Dazio. Se avete qualsiasi domanda, sono qua. La storia del terzo viaggio sarà per la prossima, spero che lo possiate capire, no? Per voi, io la racconterei pure, però credo che dobbiate... Del terzo neurone. Il terzo neurone, cos'è il terzo neurone? Sì, il terzo neurone è quel neurone, o qualcuno ha sentito quarto occhio, terzo occhio, il terzo occhio, come diceva Gianna, quella parte di te che esce fuori e che ti permette di osservarti mentre parli e guardare, tenere sotto controllo la sala per vedere se è stanca o tutto questo. Ma la vita è fatta di fortuna, no? Terzo piano. No, non ve lo racconto, no, perché vi mando a casa, vi mando a casa. Però con qualcosa. Chi gioca? Niente. Se indovini... Facciamo un baratto, Gianna. Se indovini cosa vuoi, se perdi cosa ti do. Ok. Dimmi che cosa devo fare.
A seconda della mano che scegli c'è una sorpresa. Sinistra. Toccala. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti, ragazzi. Grazie. C'è un po' pazzo, eh. Prego, Franco, Lella. Scusate un attimo, dentro le cartelline c'è un feedback form per la soddisfazione di questa docenza. Se gentilmente potete compilarlo e lasciarlo qui sul tavolo da noi. Poi questa sarà una prassi per tutte le altre lezioni, quindi imparate a farlo da oggi, ma anche per le prossime. È un regalo nel regalo. Allora, ringraziamo comunque Riccardo Agostini per la sua simpatia e la grazie sua professionalità. Grazie cuore, io mi diverto, sto bene, quindi grazie, grazie, grazie mille. Ci avvisa, ci manda un messaggio quando è di nuovo in Puglia, così organizziamo qualcosa. Grazie a loro che mi hanno chiamato, hanno messo a rischio tutto, hanno detto volava la spacca. No, va bene. Va bene, ci vediamo. Passa la foto. Ci vediamo comunque domani, perché gli appuntamenti ovviamente continuano per chi ha effettuato l'iscrizione per tutti i moduli. Quindi a domani. Grazie Francesco. Ora lo dirò a Mirko, ho detto guarda Francesco è venuto. Sì, sì. Ma ho visto che c'erano altri che ci avevano